Proverò a fare una cosa veramente impossibile. Mi darò un foglio perché scriverò quello che accadrà e state ben attenti a cosa proveremo a fare. Ma, come si suol dire, chi lo sa, mazzo di carte regolari, uso solo carte regolari, verranno mescolate. Prenderò una carta a caso e poi lancerò il dado e dovrà trovarsi quella carta col numero. Ok? Tutto mescolato, prendiamo una carta a caso, questa. 6 di fiori, si vede chiaramente. Ora lancerò il dado. 3. 6 di fiori, 3. Andiamo insieme a vedere. 1, 2, e la terza carta è il 6 di fiori. Che dici, ragazzi? Lo so, è micidiale. È micidiale. Ma, siamo dentro, mettiamo dentro, mescoliamo. Una carta a caso. Donna di cuori. Lanciamo il dado. 6. Donna di cuori 6. Riprendo le carte e andiamo a vedere la sesta carta. 1, 2, 3, 4, 5. La donna di cuori è la sesta carta. Carte normali con indursi non segnate, normalissime. Tutte carte normalissime. Tutte carte normalissime. E questo è micidiale, lo so, è micidiale, ma voglio, come si può dire, rovinarmi. Ok ragazzi, proverò a fare il record mondiale di Akan. Dado. Mazzo di carte regolari, uso solo carte regolari, questo lo sapete. E un mazzo chiuso. Scegliamo una carta a caso, completamente a caso. Incominciamo. Tutto mescolato realmente. Vediamo questa, a caso. 9 di picche. Lanceremo il dado due volte, ok? 9 di picche. Guardate. 2 più 1 fa 3. Ma voglio fare di più. Lanciamolo 3 volte. 3 più 4, 7. Ok? 7. State ben attenti. Andiamo a togliere 7 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte tolte, 9 di picche. Andiamo ancora un passo oltre, tutte carte regolari, solo mazzi di carte regolari, ma quello che vedrete è spaventoso, sto scherzando, con i vostri occhi. Andiamo a mettere via le carte, mescoliamo, scegliamo una carta a caso. 8 di quadri. 8 di quadri è una carta, diciamo, di particolare, non è la carta solita. Bene, facciamo ancora una cosa incredibile, usiamo ancora questo numero, 7. 7. Vediamo le carte di faccia. 7. E andiamo a vedere la settima carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La settima carta, l'otto di quadri. Interessante, non male. Andiamo avanti ancora. Guarda, voglio fare molto di più. Mettiamo via questa, non ci interessa niente. Andiamo a mescolare le carte. Ora lanceremo il dado, ok? Otto
di fiori. 8 di fiori. Lanciamo i dati insieme. 4 più 1, 5. Più 5, 10. 12 più 10, 22. Ci siamo, no? 22, 8 di fiori. Andiamo insieme, ci muoviamo lentamente, ragazzi, molto lentamente. Andiamo, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 carte. 8 di fiori. Interessante, interessante. Tutto dal caso, dalla nostra mente e dal nostro caso. Ma andiamo ancora avanti, guardate. Chiudiamo tutto. Mettiamo via questa. Scogliamo una carta a caso. Questa. 9 di picche. Lanciamo i dati. 4 più 1, 5. 5, 4, 9. Voglio fare qualcosa di più. Scegliamo 5 o 9? Scegliamo 9? È differente. 9. Ok. State attenti voi stessi a quello che vedete ogni singolo movimento. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 di picche, 9. Ma guarda, tutte carte regolari. Incredibile. Ripriamo ancora. Voglio fare di più. Voglio sfidare proprio l'impossibile, l'impossibile, l'impossibile. Guarda. Mettiamo dentro. Una carta a caso. Questa. Donna di picche. Lanciamo i dati. 4. 12 più 4 fa 16. 16. Mi muovo lentamente. Andiamo a contare 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carte. Come vedete sono 16 carte tolte. Donna di picche. Interessante. Interessante, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo un passo oltre. Voglio fare proprio the impossible, voglio fare, diciamo, voglio fare il record, ok? Carta a caso, questa. Asso di cuori, beh, asso di cuori non posso anche non fare niente, 3. Beh, asso di cuori è una carta un po' bastare, diciamo, no? Perché l'asso di cuori è una carta per eccellenza bastarda, perché è la più bella, è la più bella. 3, 1, 2, asso di cuori, interessante. Tutto questo casualità, questo non riuscirsi a spiegare il come, il quando e il perché. Andiamo avanti, voglio andare molto avanti, voi mi dovete seguire, amici miei. Prendiamo le carte e mescoliamo. Carta a caso, questa. 7 di quadri. 7 di quadri. Siamo i nani. 5. 11 più 5 fa 11. Più 5 fa 16. Giusto, ragazzi? Andiamo a togliere di faccia 16 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, che carta che trovo. Tutto dal caso, amici miei. Lo so. State vivendo un piccolo miracolo. E sono felice di questo perché voglio condividere il record del mondo. Il mio record del mondo di accanto. Prendiamo ancora una volta tutto mescolato. Una carta a caso, questa, guarda, faccio difficile, questa, bene, 5 di picche, 5 di picche, vedete i vostri occhi, quello che faccio vedere è reale, ok? Guardate, lanciamo il dado varie volte, 4, più 6, 10, ops,
andato un 6. 10 più 11 fa 21. Giusto? Confermate con me, no? Bene, 10 più 11 fa 21. Io mi muoverò veramente lentamente e vi farò vedere quello che realmente esiste nella vita, cioè il record del mondo. Niente scatoletta. 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E la 21esima carta, 5 di più. Lo so ragazzi, state vivendo un miracolo e io sono felice di questo, che voi state vivendo questo mio miracolo. E la cosa bella che si fa con carte regolari, uso solo mazzi carte regolari. E this is the record world account. Real World Account Record. Ancora una volta, andiamo a prendere le carte, mescoliamo le carte davanti ai vostri occhi. Ok? Tutto reale, una carta a caso. 3 di quadri. Guarda, facciamo, usiamo ancora il 21. Voglio proprio, come si vuol dire, come direbbero, rovinarmi, ok? Questo farvi capire, ragazzi, quello che vedete è tutto reale, ok? Però voi potreste pensare, chissà, vuole usare il 21, ma io posso usare il 21 che buttare i dadi. Ora, dato che voglio fare che la cosa sia realmente, come si vuol dire, tosta, ok? Lanciamo i nostri dadi. Guardate. 6 più 1, 7, più 7, 14. Io mi muovo lentamente perché voglio che quello che vediate con i vostri occhi sia reale, ok? Questo è veramente importante per me. Abbiamo detto 14, giusto? 14. Andiamo a prendere le carte, togliamo le carte dalla nostra scatoletta e contiamo 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3 di quadri. Ma guardate che strano questo account, queste cose che fanno impazzire i pescatori professionisti. Pensate un po', guarda ancora, scogliamo, guarda carta, prendiamo questa. Asso di quadri, bella carta, asso di quadri. È una bella carta. Lanciamo i dadi. 9, io segno, vedete, posso anche segnare 9. 19 più 10 uguale 19. Io sto facendo quello che voi vedete e quello che state vedendo realmente. Io non voglio camuffare niente, ok? E ne lancio uno solo, guardate. 19 più 23, ok? Numero 23. Io voglio proprio giocare con i numeri, ma questo è l'incredibile del mio account. 23, asso di quadri. Andiamo a prendere in maniera pulita, toglieremo dalla nostra faccia 23 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Passo di quadri. È incredibile. Ma questo deve essere il mio record mondiale. Quindi non posso arrendermi. Non so quante volte lo sto facendo, ma... Una carta a caso. Ops, ho preso due, facciamo 10 di picche che non abbiamo mai preso. 10 di picche. Ecco, 10 di picche è una carta, diciamo, bella come non. Poi dipende dai punti di vista, ok? Guardate ragazzi, guardate attentamente ciò che io farò. Lanciamo il dado. 7, 9, ne lancio uno, ok? 10, 11, 13. 13. Cosa abbiamo detto? Il nostro 10 di picche. Guardatevi lentamente, tutto quello che vedete è muoversi lentamente e il numero è realmente casuale. Abbiamo detto 13, ok?
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 picche. Ragazzi, io vi ringrazio perché avete subito quello che è vero chiamarsi a Cannes, il vero reale a Cannes, dove non si dà una spiegazione reale a tutto ciò e dove io posso continuare, ma la spiegazione è qualcosa che non sta né in cielo né in terra, come si vuol dire. Guardate. 10 di cuori. Guardate, faccio di più, uso il numero 4, ok? Guardate, appena così. Mi è rimasta la carta che va sotto questa. 4. Togliamo 4 carte. 1, 2, 3, 4. 10 di cuori. Ok, che dirvi? Non so, è incredibile. Io sono fiero di aver fatto per la prima volta al mondo il mio record, voglio sfidare chi mi batterà in questo e spero che se ne accorgano appunto gli addetti ai lavori, persone che mi diano una mano a farmi emergere, perché questo è veramente qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Concludo con l'ultima volta, per una carta a caso, no, su di qua l'abbiamo già presa prima, prendiamo questa, 4 di cuori, va bene, dai, non è stata mai scelta. 4 di cuori, e questa concludiamo con la mia ultima scelta, ok? Si vede chiaramente. Lanciamo il dado, facciamo 2 in questa volta, facciamo 6 più 3, 9, più 5, 14, ok? Lanciamo 1, dai. 15, ok? 15. La carta, 4 di cuori. Questa volta farò molto di più, molto ma molto di più. E voi direte non è possibile. Cioè, è come se ci fosse un destino qua sotto al mazzo. Userò la carta che sta sotto. In maniera semplicissima. Cioè come? Guardate. Io ho un numero qua sotto. È un 7. Siete d'accordo in questo? Qui toglierò 7 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte via. Come tutto nel destino. E ora giochiamo col numero 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e la 14esima. Vedi come si può giocare con la fantasia, con i numeri? E pensate, provate a immaginare per un momento la faccia che farà lo spettatore quando subisce ciò, che vedrà che io non toccherò mai le carte, cioè perché le carte le darò in mano allo spettatore, come stasera che farò un'esibizione, un noto VIP, vedrete. E questa è la cosa incredibile, cioè prendi una carta a caso, 9 di fiori, giusto? Facciamo così, usiamo l'1, ok? Però questa volta io prendo e taglio il mazzo, taglio il mazzo. Ok? Proprio voglio rovinarmi. E la prima carta esattamente è 9 di fiori. Io vi ringrazio ragazzi, avete subito il mio record mondiale a Cannes. Una volta ce l'ho fatta.